Buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie di essere intervenuti a questa conferenza. Vi pregherei gentilmente se riuscite, se riuscite a farvi anche un attimino più avanti, in modo da poter sentire e capire meglio. Intanto noi cominciamo. Innanzitutto ringrazio il professor Omina, penso che non abbia bisogno di presentazioni, nonché Federico Busmeroli, che è intervenuto anche lui per parlare della riforma della Costituzione italiana. Io mi presento, sono Antonio Muraca, presidente dell'associazione ILAB, Italia il Laboratorio, che è un'associazione apartitica che si è fatta promotrice qui in provincia di Sondrio di una serie di dibattiti volti a parlare della riforma costituzionale in maniera apolitica. Abbiamo voluto organizzare degli incontri con eminenti costituzionalisti in modo da creare un confronto sul merito della riforma, senza cadere o scadere in populismi o demagogie. Di questo dobbiamo innanzitutto ringraziare il presidente della provincia, nonché sito di Chiavella, Luca Della Bitta, il quale ci ha supportato in questa nostra iniziativa e mi ha capito molto bene la bontà, nonché la genuinità delle intenzioni, il quale ci ha anche messo a disposizione questa sala qui in Banca Popolare di Sondrio per poter chiudere il nostro ciclo di conferenze appunto con il professor Onida per mettere un dibattito inclusivo su quello che è il tema della riforma. Noi abbiamo cominciato ad affrontare la riforma affrontando nei diversi incontri diversi temi, cominciando dalla legge referendaria, quindi dell'incostituzionalità del cosiddetto Porcellum e di conseguenza della legittimità di questo Parlamento a poter legiferare, man mano cercando di ampliare i vari temi, toccando i vari temi che toccano la riforma, in particolare quello che riguarda più noi direttamente qui in provincia di Sondrio, quindi il tema delle autonomie, il problema della gestione dell'acqua e dell'energia. Naturalmente lasciamo al pubblico la facoltà di poter anche fare delle domande nel corso di questo dibattito e cederei adesso la parola a Massimiliano, il quale presenterà più nel dettaglio di che cosa è l'associazione ILAB Italia il Laboratorio. Prego. Grazie, buona serata a tutti. Che dire, l'associazione Italia il Laboratorio neonata, si può dire, si basa principalmente su tre articoli della Costituzione, ovvero il 3, il 5 e il 9. Abbiamo concezioni per quanto riguarda anche prettamente la politica che mi piacerebbe esporvi. La vera politica si attiva nella socievolezza, nel rispetto autentico, concreto delle opinioni altrui, nei rapporti umani, nell'operare disinteressatamente per il bene del paese. Come? Nutrendo la necessità di liberarsi dell'io individuale, maturando una concezione plurale della vita. La necessità di avere cittadini politici attivi socialmente e che riviva il senso forte di comunità, che nasca il principio etico dell'esigenza della nascita di una vera e propria identità che fino al 2016 non è mai stata costituita realmente. Non bisogna quindi fermarsi alla formalità della logica, agli imperativi della ragione, ai sogni e alle immaginazioni dell'intuizione, ai sensi dell'intelletto, alla veridicità delle categorie. Bisogna, a nostro parere, che vi sia un cuore che riconosca che andare oltre alla verità, al rispetto degli enunciati delle forme, che possono contenere e esprimere. Se non vi fosse un cuore, tutto sarebbe un gioco di retorica e razionalità. Rilanciamo la cultura, le arti, rivoluzioniamo la sovrastruttura e soprattutto rivoluzioniamo noi stessi e chi ci circonda. Perché uno Stato immorale, una politica immorale, è una politica corrotta, vuota e inconcludente. Mettiamoci in discussione e armati di senso civico potremo insieme, lo auguro, costruire un futuro migliore. Grazie. Ad
Adesso cedo la parola al nostro padrone di casa, presidente della provincia, Luca Della Vitta. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io faccio solo un breve saluto perché credo che oggi abbiamo davvero una grande opportunità, quindi ringrazio i nostri ospiti che ci daranno la possibilità di capire meglio quelli che sono i punti di vista. Ringrazio Antonio e tutti i collaboratori, insomma, dell'associazione che oltre a questa iniziativa ne hanno organizzate altre. Con Federico abbiamo già avuto modo di confrontarci anche in un altro dibattito. Un benvenuto particolare al professor Onida. Mi auguro che questa opportunità sia raccolta soprattutto da tutti noi, da chi sta dall'altra parte, per fare delle domande, per capire meglio i punti di vista e le proposte che ci vengono fatte. Siamo di fronte, indubbiamente, senza nulla togliere agli altri che interverranno, a una delle voci certamente più autorevoli nel panorama nazionale, per esperienza e per impegno su questo percorso che è stato fatto. Quindi davvero per noi con orgoglio una importantissima iniziativa. Il dibattito del referendum sul referendum ha visto sostanzialmente due grandi temi. Uno più, diciamo, sugli aspetti di carattere nazionale, dal Senato al sistema delle competenze, a tutto quello che riguarda, insomma, l'architettura a livello nazionale dello Stato, ma nel nostro caso sappiamo bene che grande attenzione viene data a quelle che sono le ricadute poi sul territorio e su un territorio particolare come quello della Val Chiavenna e dell'intera provincia di Sondrio. Quindi lancio già questa richiesta, insomma, ai nostri ospiti, se possibile, di capire, oltre a quelli che sono gli aspetti più generali, che cosa potrà cambiare per il nostro territorio di fronte alla vittoria del sì oppure alla vittoria del no. Quindi grazie a tutti per la presenza e buon ascolto. Bene, a questo punto direi di cominciare subito il dibattito, cominciando ad affrontare il tema appunto della riforma costituzionale. Vorrei cedere adesso la parola a Federico Cusmeroli, il quale ci illustrerà, secondo lui, i punti forti e perché questa riforma è importante per l'Italia. Prego, in maniera generale, però. Cercherò di essere molto generale. Allora, innanzitutto mi verrebbe da dire, degasperianamente, che prendo la parola in questo consesso dove nulla salvo la vostra personale cortesia è a mio favore. Però non, per fortuna non siamo in quel periodo lì, non c'è bisogno di arrivare a questi estremi, anzi grazie per l'opportunità di avermi invitato, nonostante sappiamo bene anche quali sono le nostre opinioni, ma è importante poterne parlare con tutti perché nonostante siano ormai anni che si discute di riforma costituzionale, mesi che si discute nel merito di questa riforma costituzionale, mi sto accorgendo in questi giorni che sono ancora tante le persone che vogliono capirne di più, sono diverse le persone indecise e quindi benvengano queste occasioni qua che vanno a sommarsi a tutte le altre che sono state fatte, a maggior ragione 3 giorni dal voto in cui le facciamo adesso alle 6 diventa meno utile. Perché innanzitutto perché ho deciso di impegnarmi per conto del comitato per il sì al referendum costituzionale, sono referente dei vari comitati che sono nati qua in provincia di Sondrio. L'ho fatto per un motivo principale. Il motivo principale è che sto seguendo questa riforma da quando è iniziata ad approdare in Parlamento, nelle varie commissioni, e da allora è cambiata molto. Fino a che poi è stata approvata, lo sappiamo, lo scorso aprile, con questa votazione che non ha raggiunto i 2/3, per cui ha permesso ai soggetti che erano titolari di poter fare la raccolta firme, appunto di raccogliere le firme per chiedere un referendum popolare proprio affinché i cittadini si esprimessero sulla riforma. Ed è stato lì che ho tracciato la linea in fondo, mi sono detto queste sono le cose che mi piacciono, queste sono le cose che mi piacciono. Per me è un sì, per farla proprio molto breve, quasi fosse un X Factor. Però per quali motivi? Io ho deciso di votare sì, ho deciso non solo di votare sì ma anche di impegnarmi attivamente in tutte le sedi che sono riuscito a raggiungere, va dai gazebi ai volantinaggi, agli incontri come questo. Innanzitutto perché è quello che stiamo chiedendo tutti, e come tutti intendo tutti i cittadini, la maggior parte dei partiti, cioè tutti i grandi partiti da anni. Lo chiediamo in maniera differente,
lo chiediamo spesso in fasi politiche differenti, perché magari chi è la maggioranza chiede qualcosa, quando poi si ritrova l'opposizione chiede qualcos'altro. È il superamento del bicameralismo paritario, ovvero sappiamo che qua in Italia abbiamo due camere che fanno in sostanza le stesse identiche cose. Tutto a posto? Ah, ok. Fanno in sostanza le stesse identiche cose. Può essere una cosa positiva, sicuramente quando è stata pensata la Costituzione aveva un senso anche pratico, anche un senso di protezione rispetto a quelle che potevano essere le derive, visto che si arrivava da un periodo non certo facile per il nostro paese. Però certamente rispetto a quello che era 70 anni fa, per primo il mondo è cambiato e soprattutto è cambiata moltissimo la nostra società e i tempi in cui noi dobbiamo riuscire a dare risposta alle esigenze dei territori e dei cittadini. Inoltre c'è anche una questione più importante per me, che sono valtellinese, ho questo brutto vizio di non essere valchiavennasco, ma purtroppo non è emendabile, che è la rappresentanza dei territori a Roma. Troppo spesso oggi arrivano le leggi sul territorio e queste leggi ci troviamo a doverle applicare o a doverle contrastare o metterci di traverso a volte, perché lo si è fatto. Questo perché? Perché non siamo mai riusciti a fare una buona sintesi. Non siamo mai riusciti, intendo noi come territorio, almeno da diversi anni a questa parte. Altri territori l'hanno fatto in maniera differente, secondo me migliore, se vogliamo, possiamo entrarci. Non siamo mai riusciti a fare la sintesi di quelle che sono le esigenze e le necessità del territorio e riuscire a tradurle concretamente in provvedimenti legislativi che andassero ad aiutare le nostre popolazioni. Non tanto, stiamo attenti, non tanto quindi esercitando una forma di autonomia basata sul finanziamento, che quella non è autonomia ma assistenzialismo, ma una forma di autonomia basata sulla responsabilità, ovvero sul fatto che ci si prenda le proprie responsabilità. E secondo me questa riforma ha questo grande vantaggio: permette ai territori di prendersi le proprie responsabilità attraverso i rappresentanti che ci saranno in un Senato che cambia, che qualcuno dice viene depotenziato, qualcun altro esagerando dicendo una cosa che non è corretta dice che sparisce. Il Senato viene trasformato. Viene trasformato perché cambia di natura, cambia di ruolo, cambia di composizione. Non è più una Camera paritaria, appunto, la Camera dei Deputati, ma è una Camera di rappresentanza dei territori e delle istituzioni locali all'interno, a monte del processo legislativo, e non più quindi vengono interpellate le autonomie locali a valle di questo processo o comunque attraverso meccanismi come la conferenza Stato-Regioni, ad esempio, che sono purtroppo opachi e poi possiamo dire sono utili o non utili, ma sicuramente sono opachi. Rendiamo trasparente le procedure attraverso le quali i territori possono interagire all'interno del processo legislativo, interagire tra loro e poi con quella che è la Camera di rappresentanza della Nazione, che è la Camera dei Deputati, la Camera politica e poi anche col Governo. Ma è anche una questione di responsabilità proprio per chi governerà negli anni futuri. Perché questo? Lo dicevo la scorsa settimana, che venda, una delle cose che io trovo più importanti è che finalmente questa riforma potrà permetterci di riuscire a dire di chi è la responsabilità di fare qualcosa anche a livello statale. Quindi saper dire, poter dire alla fine di un'esperienza di governo, poter tracciare una riga in fondo e appunto dire queste sono le cose fatte bene, queste sono le cose fatte male e queste sono le cose non fatte. Che è il principio del rendere conto, del rendere azione, dell'accountability, come viene chiamato in inglese, che possiamo trovare nei nostri comuni, perché dopo 5 anni noi sappiamo se il sindaco ha sistemato i marciapiedi, sappiamo se il sindaco ha fatto l'asfalto, sappiamo se il sindaco ha costruito o non ha costruito la scuola che aveva promesso, e sappiamo anche che se l'ha fatto o se non l'ha fatto è merito o colpa sua. Invece purtroppo in Italia, da quando mi sono avvicinato io alla vita politica, l'unica cosa che pare chiara a livello nazionale è che non si sa mai di chi è la colpa. Non si sa mai di chi è la colpa o il merito, perché si è sempre pronti a rivendicare la colpa, si è sempre pronti a rivendicare il merito e a scaricare la colpa su qualcun altro. Questo per via di una situazione che poteva andare bene negli anni 70, negli anni 80, ma che adesso a mio avviso è superata. Inoltre questa riforma aiuta le forme di partecipazione popolare, quindi consente delle forme maggiori di partecipazione di noi cittadini a quella che è il procedimento legislativo attraverso il referendum e attraverso le leggi di iniziativa popolare, e oltre a questo
va anche ad intervenire su quella che era stata la riforma del 2001, quella che doveva introdurre il federalismo, che è approvato, è stata una scommessa allora. Il sentiment prevalente che non abbia funzionato, poi possiamo dire se non ha funzionato per colpa dei diversi governi che si sono succeduti in carica, non ha funzionato per colpa delle regioni che si sono hanno pensato di essere più forti di quello che in verità, o di dover essere più forti di quello che in verità erano, ma comunque quello che sembra abbastanza riconosciuto è che non abbia funzionato. Quindi si va a rimettere ordine in quelle che erano le materie concorrenti, eliminando le materie concorrenti, volevano dire cose che potevano fare sia lo Stato, funzioni che potevano avere sia lo Stato che la Regione, che quindi potevano litigare e contendersi queste materie. Si fa ordine in questa ripartizione dando alcune cose allo Stato e altre alle Regioni in maniera che tutto sia più chiaro, peraltro basandosi principalmente su quelle che sono state i pronunciamenti della Corte Costituzionale, quindi senza andare a inventarsi granché. Per chiudere, non si poteva fare meglio, non si poteva fare peggio, certamente entrambe le cose. Se mi chiedete se sono qua perché credo che sia la riforma perfetta, ve lo dico fin da subito, non credo affatto sia la riforma perfetta. Se mi chiedete se questo è il punto d'arrivo, vi dico chiaramente che non è il punto d'arrivo. Però io credo che questo sia il passo in avanti che ci serve, un passo deciso in avanti che ci serve. Se poi ci sarà da rimare, da sistemare qualcosa, così come lo si è fatto anche in tempi molto meno recenti, diciamo, perché basti pensare che il Senato all'inizio durava 6 anni, poi è stato spostato a 5, è stato cambiato, è stato detto che sarebbe durato 5, quindi si può limare ancora il testo, si possono sistemare delle piccole cose. Io credo che però sia venuto il tempo di fare inizialmente il grande passo e poi pensare dove intervenire dopo averlo sperimentato. Grazie Federico, io vorrei... Ascoltando le tue parole, vorrei chiederti due cose. Innanzitutto, tu dici che col passare del tempo questa riforma potrebbe essere rimasta, ma come potrebbe essere rimasta la riforma, cioè una Costituzione, sapendo benissimo qual è la procedura per riformare la Costituzione, sarà molto difficile rimarla e correggerla in avvenire. Seconda cosa, l'osservazione che voglio fare, fino ad adesso hai parlato un po' degli effetti, però non ti sei soffermato sul come. Secondo te, come effettivamente avverrà? Cioè, cos'è che prevede la Costituzione di preciso in questa riforma che permette che si avvengano quelle cose che tu prima adesso hai denunciato? Allora, sulla prima questione, quindi, anzi partiamo dalla seconda. Come avverrà? Avverrà sicuramente attraverso il nuovo ruolo, appunto. Quindi sapete che il Senato non sarà più composto come è composto adesso da 315 senatori, ma sarà composto da 100 senatori che saranno al contempo rappresentanti delle istituzioni territoriali. Cioè saranno anche 5 nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni, quindi non saranno più senatori a vita, ma saranno nominati per 7 anni e non possono essere più rinnovati. Posso interrompere un secondo? C'è una cosa che ancora non ho capito, penso che non l'abbiano neanche capito tanti che dovranno votare. La questione di come avverrà la scelta dei consiglieri regionali, dei sindaci che andranno al Senato, perché passa il messaggio che saranno sempre i cittadini a sceglierli, quindi ad eleggerli. Quando in realtà, leggendo il testo della riforma, correggimi se sbaglio, pare che verranno scelti e nominati con una procedura interna come avviene adesso per le province, che quindi assolveranno anche il compito di senatori a Roma. Cioè, com'è che avverrà questo passaggio? Ancora qui non si capisce, perché non si è capito se si tratta di demagogia, pubblicità o nulla, perché la procedura è abbastanza contorta, la Costituzione non è neanche tanto chiara in questo punto. Allora, su questa questione se ne è occupata anche la commissione di cui faceva appunto parte il Presidente Onida, prima la commissione dei 10, che poi era divisa in due gruppi di lavoro, e poi quella dei 35. E appunto nella commissione dei 10 veniva, che poi era un gruppo di lavoro di 4 se non ricordo male, venivano appunto messe alcune idee su come poteva essere fatto tutto questo. Quindi un'elezione diretta dai cittadini, un'elezione da parte dei consiglieri regionali oppure un'indicazione da parte dei consiglieri regionali. Volevo trovarvi esattamente il pezzo, ma stavo parlando d'altro e non l'avevo sotto mano. Qual è la logica che c'è dietro? Prima spiego la logica per poi capire come saranno individuati questi senatori. La logica che c'è dietro è che uno diventa senatore e fa il senatore non in virtù di un qualche incarico divino, ma in virtù del fatto che lui è un rappresentante degli enti territoriali, un sindaco e un consigliere di regione. Quindi quella è la sua qualifica per cui sta a Roma ed è in Senato.
non perché c'è un qualche tipo di elezione diretta da parte dei cittadini. Detto questo, comunque, per via dei compromessi parlamentari che ci sono stati, perché stiamo parlando anche di questo, la riforma era nata in un'altra maniera, la riforma era nata prevedendo che i presidenti, diciamo il governo delle regioni, fosse rappresentato a Roma sul modello tedesco. Poi invece, vista anche una situazione particolare che c'è all'interno del nostro paese, per cui 17 regioni su 20 sono governate da governatori, diciamo di area, della stessa area, c'era questo rischio di trovare una schiacciante maggioranza da parte di un partito comunque di un'area sugli altri all'interno del nuovo Senato, posto che il nuovo Senato non dovrà dare la fiducia, quindi era anche un problema relativo, ma poteva diventarlo con le questioni del Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, e che possiamo entrarci dopo. Quindi cosa è successo? Si è detto, facciamo così, facciamo un'elezione proporzionale che quindi rispetti le scelte espresse dagli elettori quando c'è stato da eleggere il Consiglio regionale. È chiaro che questo è un compromesso che poi ci chiediamo operativamente come viene fatto, visto che alcune regioni eleggeranno solo due senatori. È chiaro che se devo farlo proporzionale su due senatori, ce ne sarà uno di maggioranza e uno d'opposizione, sulla falsa riga di quanto avviene oggi per il Molise, a Costituzione invariata. Perché in Molise funziona più o meno così, ci sono due senatori, ce n'è sempre uno la maggioranza e l'opposizione, tant'è che se noi guardiamo quando ci sono le elezioni del Senato, i primi seggi che assegnano sono sempre quei due lì, perché sanno già che sono quei due lì. Quindi cosa succede? Succede che entreranno in Senato, in questo caso, eletti. L'elezione avviene da parte del Consiglio regionale, cioè il Consiglio regionale che al suo interno elegge i prossimi consiglieri senatori. Però è stata appunto prevista una disposizione che dovrà essere fatta in conformità con le scelte degli elettori. È chiaro che in questo momento dare la certezza matematica di come avverrà questa scelta in conformità con le scelte degli elettori è impossibile, perché non esiste una legge che ci dice in questo momento come vengono eletti. Non esiste per il semplice fatto che non esiste la riforma costituzionale. Cioè noi avremmo dovuto fare una legge che andasse a disciplinare qualcosa che non esisteva. Cosa c'è in questo momento? C'è un disegno di legge che per adesso ha trovato l'accordo da parte del partito di maggioranza, quindi di quello che detiene la maggioranza alla Camera e la maggioranza relativa al Senato, che prevede che quando noi eleggeremo il Consiglio regionale avremo, oltre alla scheda solita che siamo abituati ad avere, anche un'altra scheda, o comunque un'altra porzione di scheda, dove indicheremo uno dei consiglieri regionali che si stanno candidando e lo indicheremo attraverso la nostra preferenza, esprimendo la preferenza per il suo nome tra quelli, diciamo, i consiglieri regionali da mandare a Roma. Quindi, che cosa succederà? Succederà praticamente, se passerà poi questa legge, come sembra abbiano assicurato nel caso passerà la riforma, ma è chiaro che non è una cosa che possiamo, che nessuno può dare per scontato in questo momento, però l'idea che c'è dietro è questa qua. Quindi ci sarà una sorta di doppia elezione, posto che comunque noi eleggiamo i consiglieri regionali e i sindaci, quindi sono loro che, legittimati dal nostro voto, vanno a Roma. Come facciamo a scegliere quale consigliere regionale andrà a Roma? Lo sceglieremo indicandolo nella preferenza che avremo sulla nostra scheda elettorale o in una scheda elettorale a parte in sede proprio di elezione del consiglio regionale. Capisco che è abbastanza complesso, ma sicuro che sono io che probabilmente la spiego molto male. Scusi, ma questo non è niente di certo, può essere una delle tante bufale che questo governo è quello che ho detto io. Cioè non ho detto, no, ho mai detto che è una cosa certa. No, perché se ho detto che è una cosa certa ho sbagliato. No, però io ho parlato di bufala. No, io non ho detto che è fatto certo, anzi ho detto che questo è un disegno di legge che attualmente è stato proposto, un disegno di legge sul quale c'è stata la convergenza da parte del partito di maggioranza, che sappiamo non ha la maggioranza al Senato, quindi inevitabilmente dovrà trattare, e che comunque andrà discusso nelle sedi parlamentari nel caso la riforma. Per come la vedo io e per come la vedo. Sappiamo che sono temi caldi, però vorremmo lasciare le domande alla fine in modo tale da parlare prima ai relatori. Grazie. Adesso c'è la parola al professor Nida, stessa domanda sulla Costituzione in generale. Cosa secondo lei di questa riforma è positivo e cosa è negativo? E un commento anche sulle risposte che ha dato Federico a riguardo. Sì, grazie, buonasera.
a tutti. Intanto io vorrei complimentarvi con la vostra associazione perché insomma, ha lanciato delle iniziative, promuove delle iniziative che sono sicuramente utili. Ho sentito dire che è un'associazione apolitica, è singolare questo perché mi state occupando di un tema che è estremamente politico. No, vogliamo cambiare la politica ma la cultura politica. Perfetto, ho capito benissimo e apprezzo questo fatto, ma vorrei sottolineare che questo mette in luce un male di oggi. Dire politico oggi è quasi dire una cosa da disprezzare. Infatti i politici vanno mandati a casa, i politici sono pagati troppo, eccetera, eccetera. La politica è una cosa sporca, eccetera. Queste cose. E questo è un grande male perché la politica è diciamo, l'arte di governare la comunità, mettere insieme e perseguire il bene comune, e quindi se diventa invece un oggetto di disprezzo da parte dei soggetti, dei cittadini, siamo davvero messi male. Quindi è molto utile che voi facciate questo tipo di attività. E forse capisco che voi dite non siamo apolitici, sentite questa parola, ma per dire che siete apartitici. Questo mette in luce un'altra cosa, che oggi quelli che sono veramente in crisi sono gli strumenti della politica, cioè i partiti. Perché i partiti sono gli intermediari, diciamo. La Costituzione lo dice, i cittadini possono liberamente associarsi ai partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. Questo è. E quindi i partiti sono strumenti essenziali della politica. Senza partiti, come si fa una politica? Se fossimo una comunità di 20 persone, si fa la democrazia diretta immediata. Oggi qualcuno dice che con la rete si può fare anche la democrazia diretta di 60 milioni, ne dubito, comunque per il momento siamo ancora lontani dallo sperimentare. La rete può aiutare ovviamente a diffondere le idee, a farle circolare, ma la politica è tante cose, è individuazione degli obiettivi sulla base di idee precise sul modo in cui si organizza la società, è individuazione degli strumenti, è analisi della realtà, delle cose, e poi appunto paziente lavoro di ricerca delle soluzioni ed è nel confronto, perché le idee in democrazia possono essere solo diverse, ma è anche confronto, deve essere confronto alla ricerca di convergenze, di soluzioni coerenti e diciamo concordate, cioè una politica che prescinda dalla ricerca, dallo sforzo paziente di convergere, di trovare gli incontri, non è una buona politica. E una delle idee, secondo me, un po' negative che stanno dietro all'andazzo attuale e anche un po' alla riforma, è che invece la politica è essenzialmente scontro tra avversari, stanno da una parte o stanno dall'altra, e quindi ci deve essere un vincitore, il vincitore governa, chi non è vincitore fa l'opposizione, e l'opposizione consiste semplicemente nel dire no a quello che fa la maggioranza. Questa idea, insomma, semplificato, ma è un'idea che oggi è fortemente diffusa ed è, attenzione però, che è un'idea pericolosa, perché se la politica fosse solo scontro, o lo scontro diventa uno scontro mortale, definitivo, due mondi che si avversano fra di loro, oppure diventa mercanteggiamento quotidiano, piccoli interessi che si scambiano, invece deve essere un'altra cosa, cioè la ricerca della convergenza. Ecco perché io vedo con una certa diffidenza questa idea che invece bisogna eleggere il capo per 5 anni, lasciarlo governare, poi dopo 5 anni tornare a valutare la sua attività. La politica non può consistere nel investire un capo, si chiama democrazia di investitura questa, cioè la democrazia consiste soltanto nel fatto che i cittadini scelgono un capo. Questo governa senza troppi impacci, senza troppo dover discutere, senza doversi confrontare con altre idee, con altre opinioni, e dopo 5 anni si torna a votare sperando che nel frattempo non siano cambiate troppo le cose e si rimane. Questa è un'idea, secondo me, come dire, impoverente della politica democratica, perché la politica democratica è anche prima di tutto confronto. Io capisco che certe volte, guardando le cose che avvengono nella realtà, c'è un po' il fastidio, diciamo, insomma, queste trattative, questo confronto che non finisce mai, poi pensiamo che può avere l'impressione che appunto sia meglio tagliare nettamente e dire non devi discutere. Si sceglie uno vince, uno perde, non importa chi vince, non importa chi perde, è un ruolo e basta. Però è pericoloso, perché una società che si riducesse a questo sarebbe una società
forse ancora democratica, ma di una democrazia molto povera, quella della scelta del capo. La democrazia vera è sempre la democrazia di confronto, che ha bisogno di strumenti di intermediazione. I partiti. Allora, il fatto che ci mancano i partiti, ci mancano nel senso che non svolgono le funzioni, i partiti nominalmente esistono. Qualcuno si autoqualifica anche non partito, però, perché pare che il Movimento 5 Stelle rifiuta di essere considerato un partito. Forse proprio perché diciamo, parte da questa concezione della negatività della politica fino adesso svolta. Ecco, questo rischia di darci un'idea povera della democrazia. Abbiamo bisogno invece di questi strumenti e quindi diciamo, dovremmo avere più attenzione a questi strumenti dell'intermediazione sociale, no, perché è utile che ci siano iniziative come la vostra, associazioni che discutono, che fanno il mestiere dei partiti. Oggi quale partito organizza un dibattito così? Il PD non lo organizza perché al massimo delle proprie sezioni, quando lo fa, organizza dei comizi e poi prende no. A me è capitato a Milano, mi hanno pregato di andare a lavorare qui, ma poi mi sono detto, c'è troppo dissenso, non la facciamo più, perché sapevano che io esprimevo idee che non erano esattamente collimati con quelle del partito. E così diciamo, la vita dei partiti oggi si riduce in gran parte o appunto a comunicazione a senso unico, dall'alto in basso, oppure niente, semplicemente il partito è il comitato elettorale di qualcuno, quello che si candida, il capo della forza politica. Guardate, il linguaggio è importante, capo della forza politica. Sta scritto nella legge elettorale questo, sta scritto nella legge che il Parlamento ha approvato, col voto di fiducia, che i partiti quando si presentano alle elezioni devono indicare il nome e il cognome del capo della forza politica. E questo capo, ovviamente, se il partito conquista la maggioranza assoluta della Camera, diventerà il capo del governo. Quindi c'è una idea di far coincidere, c'è proprio un'idea di far coincidere il capo del partito e il capo del governo. Il partito è un'organizzazione di tipo elettorale e allora a questo punto noi cittadini faremo soltanto per quella scelta di 5 anni di dire vogliamo Tizio, vogliamo Caio e basta. E questo è il capo. Concezione che io dico impoverente della democrazia. Questo però il discorso sarebbe lungo se dovessimo andare fino in fondo, ma questo è prima di che mi viene in mente se intendo parlare. Allora, di questa riforma costituzionale stasera non possiamo parlare di tutto e in ogni dettaglio, però forse conviene cercare di individuare, come dire, le grandi idee, le idee forza che ci sono dietro e anche poi di vedere in che misura queste idee forza si traducono effettivamente o meno nella riforma. E io dico subito che in molta sintesi, premesso che questa riforma contiene 10 cose diverse, tante cose, e quindi il voto potrà essere solo un voto, o un voto di cui uno fa un bilancio, dice questo sì, questo no, questo sì, questo no, e alla fine prevalgono i no, prevalgono i sì, oppure sarà, come purtroppo credo che sarà per molti, una scelta fiduciaria, cioè io mi fido di questo Presidente del Consiglio, di questi esponenti politici e do fiducia e quindi voto. Se quello mi dice sì, io voto sì, se quello mi dice no, voto no. Cosa che purtroppo impoverisce anche il referendum, perché il referendum dovrebbe essere una domanda dovrebbe essere una consultazione su una domanda precisa. Tu elettore sei chiamato a decidere, non è che sei chiamato a dire di chi ti fidi o chi vuoi mandare in Parlamento, sei chiamato a decidere qualcosa. Ma se questo qualcosa non è chiaro o è multiplo e non mi lasciate distinguere fra le mie diverse idee, io mi trovo in difficoltà, io elettore mi trovo in difficoltà, ecco perché è stata fatta anche una lunga battaglia per dire che il quesito unico, la legge unica e il quesito unico era una via sbagliata, che il Parlamento avrebbe dovuto fare leggi distinte e comunque il quesito non doveva essere unico. Beh, anche questo se sarà il caso ci ritorno, ma insomma è un punto di metodo. Allora proviamo a individuare i grandi temi tra i 10 i grandi temi affrontati e le grandi idee che stanno sotto, le filosofie che stanno sotto e i modi in cui queste sono, si cerca di realizzarle. I grandi temi sono due, uno ne ha già parlato a lungo il dottor Cusmaroli ed è quello della struttura del Parlamento, struttura e funzioni delle due Camere, il bicameralismo, quello che nel quesito, nel titolo della legge trovate come superamento del bicameralismo paritario. E l'altro è quello, invece nel titolo compare in maniera più anodina perché si è scritto
scritto revisione del titolo quinto, parte seconda della Costituzione. Se uno non sa, non sa di che si tratta. E la, si tratta dei rapporti tra lo Stato centrale e le regioni, nonché diciamo il sistema degli enti locali, degli enti locali territoriali in generale. Questi sono i due grandi temi. Allora, devo dire, dal mio punto di vista, su questi temi, detto proprio in estrema sintesi, il mio giudizio è questo: sul primo tema c'è stata una buona idea di partenza attuata male, Senato. Sul secondo tema c'è invece un'idea di partenza per me negativa, sbagliata, anti-autonomistica, cioè centralizzazione versus autonomia. Vediamo tutti e due. Io mi ero preparato di più a parlare sul tema regionale perché so che a voi interessa, ho visto, però no, perché sono, questa qui è la prossima domanda, diciamo, il titolo quinto in particolar modo dell'autonomia. Ah, ok, perfetto, volete parlare. Adesso, adesso solamente una valutazione generale della, dell'impianto della riforma, se è positivo o negativo, e soprattutto, come stavamo approfondendo prima con Federico, per quanto riguarda anche la democrazia, quindi la possibilità di noi cittadini di poter eleggere e scegliere, e meccanismi di scelta di nuovi senatori, perché eccolo lì è abbastanza anche confuso. Quindi diciamo, per il momento parliamo del bicameralismo. Perché ho detto che è un'idea buona per te? Siccome il bicameralismo viene spacciato come sicuramente sul Senato delle Regioni, allora effettivamente il Senato delle Regioni, il Senato delle Regioni. Non so, questo è il punto, appunto, diciamo, perché secondo me parte da un'idea giusta e invece poi finisce in maniera un po' sbagliata. Perché avendo due camere, uno dice, ma farle proprio uguali, no, non ha molto senso, è un doppione, questo aspetto di doppione è un po' condiviso, diciamo. E quindi, diciamo, c'è largo accordo sul fatto che di differenziare e modificare quindi i rapporti fra le due camere. Ma pensando a mantenere un bicameralismo, uno può avere due idee diverse, cioè facciamo una seconda camera che rappresenta il paese in un modo diverso da come la rappresenta la Camera dei Deputati, che è quella che rimane, cioè la rappresentanza politica sulla base dei partiti, no? Di tutta la nazione rappresentata sulla base dei partiti. Facciamo una rappresentanza diversa, oppure la seconda camera è una camera, diciamo, di ripensamento, serve per avere una doppia lettura delle decisioni legislative, in modo che non si decida troppo affrettatamente e diciamo emotivamente su una legge. Avere la seconda lettura è utile perché si ripensa. Sono due concezioni diverse del possibile bicameralismo. Ora, secondo me c'è dentro in questa riforma c'è una contraddizione di fondo, perché si dice e si scrive che si vuole realizzare un Senato delle Regioni, quindi si sposterebbe la prima idea, cioè una seconda Camera che rappresenta il Paese in un altro modo, un altro punto di vista sulle questioni politiche, legislative, un altro punto di vista. La Camera dei Deputati è la rappresentanza politica in senso stretto, i partiti, il Senato è la rappresentanza delle istituzioni territoriali, come sta scritto effettivamente. Però se fosse così non si capirebbe invece il modo in cui lo hanno realizzato, perché se voi dovete portare in Parlamento una Camera delle Regioni, dovete comporla in modo tale che davvero rappresenti le regioni e affidargli delle funzioni che rispecchino questo ruolo di Camera delle Regioni. Invece qua si è sovrapposta, secondo me, in questa volontà di riforma, un'altra concezione diversa. Il bicameralismo, d'accordo, sì, serve del pensamento, ma non si deve pensare troppo, le leggi si devono fare più velocemente, cioè accelerare i procedimenti legislativi, e questa idea è diventata dominante, per cui le leggi le approvano solo la Camera, il Senato può soltanto per pochissime leggi può intervenire alla stessa stregua della Camera, per la maggior parte, la grandissima maggioranza delle leggi il Senato potrà soltanto entro brevi termini, brevissimi termini, 10 giorni per chiedere, 30 per deliberare, proporre degli emendamenti alla legge che la Camera poi accetta o non accetta, chiudendo la partita definitivamente. Dietro sta questa idea, cioè il nostro procedimento legislativo è troppo lungo e blocca le decisioni, che se fosse un'idea giusta spiegherebbe la conseguenza, solo che secondo me non è un'idea giusta, non è vero che noi abbiamo un procedimento legislativo troppo lungo e bloccante, perché in realtà il modo in cui si fanno le leggi in Italia è un modo fin troppo sbrigativo, cioè se ne fanno troppe e si fanno, diciamo troppo in fretta, nel senso che non ci si pensa abbastanza, per cui la qualità delle leggi è molto sofferente, sono fatte male le leggi,
ma non fate male perché in Parlamento vengono peggiorate, anche, succede anche, ma anche perché nascono. E diciamo, soprattutto sono leggi che da un lato non affrontano mai il tema in grande, nelle linee generali. Una legge dovrebbe essere quella che dà un quadro generale di una questione. Dopodiché all'interno di questo quadro l'attuazione, l'applicazione può avvenire, ma anche con altri mezzi. I regolamenti sono per questo, no? Tanti anni fa, quasi 30 anni fa, si era scritto nella legge che si doveva delegificare tutta una serie di materie, cioè si doveva ridurre il carico delle leggi, perché le leggi sono poi alla fine finiscono ad essere tante, troppe, contraddittorie, incerte nel loro significato. Le leggi dovevano essere cose generali e poi seguivano le leggi, le norme attuative, i regolamenti del governo, i regolamenti dei ministeri, le leggi regionali ovviamente, dove ci sono competenze regionali. Questa idea non è stata mai coltivata, anzi è andata peggiorando la prassi di fare leggi più che altro, più leggine che leggi, cioè di leggi vere, ma poi non le trovate, non vengono approvate. Passiamo un attimo soltanto al campo del regionale. Nel campo del regionale, poi lo diremo magari meglio, ma adesso l'ha già accennato il dottor Numerone, l'idea base della Costituzione è che in certe materie che interessano le regioni, lo Stato detta principi fondamentali, fa leggi quadro. La legge quadro è una legge che disegna l'architettura della materia. All'interno di questa architettura poi le regioni fanno le leggi di dettaglio. Questa concezione non è stata più coltivata, ma è stata viene contraddetta, poi lo diremo meglio quando parleremo delle regioni. Allora, ma adesso volevo rilevare questo, che è il vizio della nostra legislazione. È una legislazione sovrabbondante, continuamente destinata a cambiare, cioè non c'è stabilità dell'assetto legislativo. Chi pratica da avvocato o altro sa benissimo che si trova sempre ogni giorno a combattere con il problema di individuare qual è la legge davvero vigente. Certe volte addirittura sfugge, sono le leggi clamorose, questa è la norma, ah ma no, ci eravamo dimenticati che c'era un'altra norma intervenuta due mesi dopo che ha detto una cosa diversa, che ha derogato. Cioè c'è un caos normativo, caos legislativo. Questo è il vero vizio della nostra legislazione. Allora, dire che di fronte a questo vizio il problema è accelerare il procedimento legislativo, fare le leggi più rapidamente, quindi farle approvare nel 90% solo da una Camera, magari dove il governo, avendo diciamo, il dominio della maggioranza, può, ponendo la questione di fiducia, ottenere che la Camera sbrigativamente approvi, perché questo è lo strumento che oggi viene approvato, viene utilizzato largamente. Oppure addirittura che è il governo che fa la legge, perché lo fa con il decreto d'urgenza, il decreto legge. Oggi c'è un abuso di questo strumento del decreto legge, e dire quindi è il governo che lo fa, poi il Parlamento sì, forse può emendare, può proporre, ma insomma chiudiamo alla fine di un po' di discussione, arriva il governo che dice vabbè, io questi emendamenti li metto tutti dentro in un unico articolo, si chiama maxi emendamento, lo metto ai voti, magari con la questione di fiducia, dopo non se ne parla più. Questo modo di procedere non è un modo che dà luogo a una buona legislazione. Quindi accelerare non è il nostro problema, accelerare l'iter delle leggi. Poi non mi si venga a dire, ma c'è il tempo medio di approvazione della legge, sono 500, lo so benissimo, da quando il progetto viene presentato, a quando viene preso in considerazione la prima volta, di solito passano mesi se non anni, perché questo è diciamo, il terreno politico. Ma poi, quando si instaura il vero iter legislativo nelle due Camere, non è affatto vero che ci si metta un secolo. Ci sono leggi che vengono approvate in giro di 20 giorni, un mese, due mesi, anche quando tra Camera e Senato ci sono emendamenti, quindi c'è la famosa navetta, che si chiama così, navetta. Non si chiama ping pong, che è un gioco ed è un gioco tra avversari. È un'altra cosa, sempre per dire come conta anche il linguaggio, queste cose, no? Giusto? Conta anche il linguaggio. Quindi non è vero che, ripeto, il nostro vizio, il nostro male è la instabilità e la frammentarietà del tessuto legislativo. Non abbiamo leggi organiche appunto, che ci descrivono l'architettura di una certa materia. Ecco la contraddizione. Allora, se fosse vero che noi vogliamo la Camera delle Regioni, che facciamo la Camera delle Regioni, dovremmo dare invece un'impronta diversa al modo di legiferare, non accelerare, ma dovremmo dire che le leggi devono passare da una parte dall'altra e avere diciamo, il confronto fra i due punti di vista, il punto di vista nazionale e il punto di vista regionale. Quindi le leggi più importanti, almeno dal punto di vista del territorio, dovrebbero tutte passare anche al Senato
essere necessariamente approvati dal Senato, se no, se il Senato può soltanto proporre degli emendamenti a quello che deve approvare dalla Camera, quasi, quasi mai riuscirà ad avere, il proprio punto di vista. E, tra l'altro, diciamo, immaginiamo che sia la Camera che approva la legge, come appunto la riforma prevede. Se la legge è impostata così, come legge decina, diciamo, di dettaglio, che non dà il quadro generale, che emendamenti potrà fare il Senato? Potrà dire, non mi piace questa legge, non puoi evitare. Occorrerebbe un altro modo di procedere, cioè un discorso più. Inoltre, questo Senato delle Regioni, per essere tale davvero, e io ripeto, questa per me è un'idea buona di avere il Senato delle Regioni, dovrebbe essere composto in modo tale che i senatori sono lì a portare la voce e l'opinione della loro regione, cioè non sono là rappresentanti di partito o rappresentanti tantomeno a titolo individuale, sono là rappresentanti della regione, ma nel senso che devono portare la voce della regione, e la voce della regione non può che essere unitaria su una questione. La regione Lombardia deve esprimersi in un modo, ma voi vi immaginate che quando si eleggono in consiglio, dal consiglio regionale si eleggono, mettiamo in Lombardia 14 senatori, mi sembra che siano, con metodo proporzionale, come sta scritto nella riforma, quindi avremo i senatori lombardi della Lega, i senatori lombardi del PD, i senatori lombardi di Forza Italia, i senatori lombardi di qualche altro partito. Immaginate che questi senatori a Roma porteranno la voce della regione Lombardia, ciascuno rappresenterà il proprio partito, la propria appartenenza politica. Quindi ecco, tanto è vero che si dice non abbiamo potuto mandarci i presidenti delle regioni da soli, perché se no dicevano che 17 in senato delle regioni 17 su 20 regioni sarebbero stati della maggioranza attuale del PD. Appunto, questo è un modo di fare la riforma guardando troppo da vicino, la riforma andrebbe fatta guardando lontano. Oggi magari ci sono 17 regioni amministrate dal PD, domani può cambiare completamente tutto. Quindi, il problema è se vogliamo che questi rappresentino le regioni o vogliamo fare una camera di politica di serie B, cioè con ancora esponenti di partiti che si confrontano tra loro. Ecco perché dico che c'è una contraddizione, ed è attuata male questa parte della riforma, che ripeto, parte da una premessa di idea che io condivido, l'idea di portare in Senato e in Parlamento le regioni, ma portare come tali, non portare pezzi di partito che presi nei consigli regionali, tanto più poi i sindaci, che non ho proprio capito chi rappresentano, perché ci deve essere un sindaco, ma è scelto dal consiglio regionale, uno qualsiasi della regione. Questo non rappresenterà certo il suo comune, i cittadini non l'hanno eletto per andare in Senato, né potranno dire mai che lo eleggono per andare in Senato. Non rappresenta i comuni della regione, perché a questo scopo dovrebbero essere i sindaci, tutti, a dire mandiamo tizio in rappresentanza dei comuni, per rappresentare la voce, oltre che la voce della regione, la voce dei comuni. E non rappresenterà neanche la regione, perché il consiglio regionale è obbligato a scegliere un sindaco qualunque. Quindi sarà intanto come esponente politico, scelto secondo se va dalla maggioranza o dall'opposizione, che momentaneamente sta facendo il sindaco. Ho parlato persino troppo, vero? No, io volevo fare invece. Riferimento sempre al Senato delle Regioni, anche per quanto riguarda la distribuzione per regioni dei rappresentanti. Lei come commenta il fatto che la nuova riforma prevede per la regione Lombardia 16 rappresentanti, per le regioni autonome del Trentino Alto Adige 18 rappresentanti? Non è già qui ci sta diciamo qualcosa di incostituzionalità in base all'articolo 3 della Costituzione, visto che le regioni Lombardia è più popolosa del Trentino Alto Adige e di conseguenza proporzionalmente il Trentino Alto Adige vuole avere meno rappresentanti? Sì. Da un certo punto di vista ha ragione, ma da cosa nasce la cosa? Che la regola è che il numero dei senatori non è uguale per ogni regione, ma è proporzionato alla popolazione. Ovviamente è una proporzione relativa, perché noi abbiamo 20 regioni, alcune sono molto piccole, siccome il minimo è 2, abbiamo 5 regioni che avrebbero 2 senatori. E poi via via si sale fino alla Lombardia, che ne ha più di tutti, perché non mi ricordo più se siano 16. Sono 16, ecco, benissimo. E quindi la proporzione non può mai essere perfetta. Nel caso del Trentino Alto Adige c'è una cosa in più, che Trentino Alto Adige in realtà sono due regioni, perché sono sempre state trattate da regioni, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, e quindi si è dato alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano lo status di regione, e quindi ciascuno di questi avrà due senatori, due Trento, due Bolzano. Nasce da questo l'inconveniente, o comunque la particolarità per cui i senatori complessivi della regione saranno di più che non
che non quelli di altre regioni, ma io credo che questi sarebbero inconvenienti minori. Se non è un articolo 3, se dobbiamo rappresentare le regioni, il Senato dovrebbe essere appunto la voce di 20 regioni. Poi voi dite, magari sono troppe 20 regioni, il Molise non avrebbe senso. E dice, questo è un altro discorso, si potrebbero riaccorpare, rivedere, ma insomma. Ma se ci sono le regioni, queste devono parlare loro. E io penso che un Senato è vero per le regioni, come accade per il resto in Germania, il voto dovrebbe essere, si dovrebbe sommare il voto, non per teste, cioè hanno votato 100 senatori, 51 favorevoli, 49 contrari. Occorrerebbe che ci fosse una maggioranza di teste, di numeri, ma anche una maggioranza di regioni, perché sennò non è la voce delle regioni italiane. Quindi si dovrebbe dire che la maggioranza del Senato si dovrebbe formare sulla base del numero degli senatori, ma anche del numero delle regioni. Quindi che per esempio ponderato in base alla popolazione, quindi che votino a favore i senatori di almeno metà del complesso, questo sarebbe il vero senato delle regioni. Questo non è un vero senato delle regioni, questa è la conclusione di fondo. Posso chiedere una cosa in merito a questo? Perché forse la paura della maggior parte delle persone qui presenti, a noi chi ci rappresenterà in Senato? Voi chi siete? Noi provincia di Sondrio. Nessuno. Meglio, il consiglio regionale potrebbe anche mandare consigliere della, potrebbe mandare, però non è detto, non è garantito, non c'è nessuna garanzia di questo tipo, ecco. Quindi d'altra parte, come non c'è adesso, perché il Senato adesso non sono elezioni intelligenti su base regionale, però sono circoscrizioni, cioè si deve dire che dove vota i propri, poi possono non essere eletti, ma insomma i propri, ma insomma. Oggi si tiene conto della base territoriale dell'elezione, ma è il Consiglio nazionale che lo fa con metodo proporzionale. Lo dice l'ultimo articolo della legge, lo dice proprio. C'è la prima applicazione, ma si sa che la prima applicazione della legge di solito in Italia è anche l'ultima applicazione, cioè dopo non si va a cambiare niente. Per l'elezione del Senato, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Quindi in Lombardia ogni consigliere del Consiglio nazionale lombardo voterà per una delle liste di candidati che si presentano, perché ovviamente le liste saranno liste di partito, no? E uno può votare solo per una di queste liste. Dopodiché la ripartizione dei seggi senatoriali fra le liste si fa col metodo proporzionale. Se una lista ha avuto un terzo dei voti, più o meno un terzo dei senatori saranno di quella lista. E così via, cioè il metodo proporzionale, che è quello che ho detto prima, è un metodo che è ovvio in sede politico partitica, non è più ovvio se parliamo di rappresentanza delle regioni. Nulla, io volevo fare una correzione perché sto riguardando la ripartizione dei seggi. Mi sono sbagliato, il Trentino è 2+1, 2+1 per provincia, quindi. Ma perché sei sindaco poi? Perché sono sindaco. Sì, no, infatti, non sono comunque 18, sono di meno. No, avevo letto io da qualche parte, non mi ricordo dove, forse sul sito, che fossero 18, però. No, perché 2 è il minimo, sì. Quindi loro sono piccoli, sono 300-400 mila abitanti. No, no, deve essere 4, cioè 2 per provincia. Però ci deve essere un sindaco, quindi è come si aggiunge l'1 e 1. Esatto, esatto. Perfetto. Passiamo al turno. Vuole fare una domanda? Innanzitutto ringraziando il professore e voi che ci avete dato questa occasione per riflettere. Quello che volevo porre all'attenzione del professore è che l'attuale Costituzione, così come essa è, dà spazio a coloro che vogliono spaccare il capello in quattro. E tra coloro che vogliono spaccare il capello in quattro ci sono tantissimi studiosi, qualche sofista e qualcuno che vuole approfittare di queste situazioni. Per quale motivo l'Italia non va bene? Perché noi non riusciamo a esportare le nostre capacità. Io sono una persona concreta che vive sulla quotidianità, sono un amministratore, ho aderito a un comitato, no? Adeguatamente, capisco che nel mio comitato ci sono delle persone, mi sono trovato dei compagni di strada che mai più immaginavo di trovare, però non sto lì a obiettare alcunché. Però il problema qual è, professore? Quando noi non siamo capaci di reggere la competitività degli altri stati, noi perdiamo. E per incapacità di reggere la competitività degli altri stati, qual è uno dei motivi fondamentali? Che
Le norme sono troppe, durano troppo a lungo. No, troppo. Professore, secondo me invece lei esprime l'opinione che durano troppo. Secondo me invece è troppo lungo il percorso per arrivare a emanare una legge, ma soprattutto sono contraddittorie. La giustizia su queste cose qui impiega troppo tempo. A quale, se lei fosse un investitore della Germania, un investitore dell'americano, un investitore anche cinese o di paesi emergenti, verrebbe a investire in Italia? Io, se fossi uno di quelli, no. Bisogna sapere perché non viene. No, ma non vengo perché qualora dovesse avere un conflitto, il conflitto dura, le cause civili durano 10 anni. Non si viene mai a capo di nulla. Non c'entra con la serie. Ho capito, però il problema, qual è il concetto? È quello di smontare l'affermazione che per arrivare a queste cose qui ci deve essere tutta quella preparazione, quel modo di discutere, quello che permette alla persona di spaccare il capello in quattro. Bisogna essere concreti, bisogna sacrificare sull'altare dell'opportunità, diciamo così, dell'opportunità teorica, bisogna sacrificare qualche cosa, bisogna arrivare alla concretezza. E per essere più concreto, passo oltre, in questa sala, quando ci sono state le ultime elezioni, ho fatto una domanda a un ex ministro, che la rifarò adesso sia a lei che al dottor Guzmeroli. La domanda verteva questa: per quale motivo non si deve arrivare al vincolo di mandato? Io so già come mi risponderà lei, perché ha fatto alcune premesse, so già che mi risponderà in un certo modo, ma trovo assolutamente disdicevole che non si arrivi al vincolo di mandato. Il vincolo di mandato è una questione importantissima che genera trasparenza dall'amministrazione, che permette all'amministrazione di essere efficienti. Questo non vuol dire che uno non possa cambiare opinione, perché solo i paracavi non cambiano mai opinione. Però a questo punto è opportuno che uno, quando cambia l'opinione, lo dica al cittadino. Io, professore, non ho nessun problema a votare lei come rappresentante del mio modo di pensare. Però io delego lei, perché se mi fido di lei, devo delegare lei, devo permettere a lei di legiferare, di arrivare a concludere determinate cose. Il vincolo di mandato permette a uno che ha idee diverse, benissimo, tu hai avuto il vincolo di mandato, ma da chi? Non per opera divina, l'hai avuto dal cittadino. Il cittadino, tu devi rispondere al cittadino, il cittadino ti ha dato questa indicazione, tu devi attenerti a questa. Sa come mi aveva risposto quell'ex ministro? Mi dice: queste sono le solite domande che si fanno in Valtellina. Non ho capito se è un complimento se è una presa. Ed è un ministro che probabilmente ha qualche origine nel nostro territorio. Quindi chiedo a lei e al dottor Cusmeroli di darmi risposta sul vincolo di mandato, visto che comincia a emergere il concetto. Adesso c'è qualcuno che dice e parla del vincolo di mandato. Finalmente.